Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Come vedete sono già ai fornelli perché oggi volevo parlarvi del pad thai e farvi vedere come lo faccio, quindi mi sono già portata avanti. Iniziamo con la pasta. Io uso questa pasta qui di Lidl, che sono wok head noodles, sostanzialmente sono delle tagliatelline, e le portiamo dall'acqua che sta già bollendo. C'è il tien che ci fa da cameraman. Voilà. Ok, mentre la pasta cuoce, prendiamo una padella grande, ci mettiamo un pochino di olio, gli ingredienti ovviamente sono, cioè le quantità sono a caso, come sono abituata io a farlo di solito, c'è un poco, ok, aspettiamo un attimo che si scaldi l'olio e ci sbattiamo dentro 4 uova per 250 g di pasta. Noi lo facciamo che avanza sempre, ma poi ce lo mangiamo il giorno dopo. No, vai, spostati, ne prendo io, sennò non ce la facciamo. Non è facile, ragazzi, io non ho mai, cioè già non sono brava a cucinare, in più cucinare facendo un video con il cameraman è complicato, è complicato. Allora, questa non è una ricetta, come dire, ufficiale, nel senso che se cercate la ricetta del pad thai, ognuno fa un po' come vuole, tipo alcuni non mettono l'uovo, alcuni lo mettono alla fine, alcuni fanno una specie di frittatina che aggiungono dopo. Io l'ho provato a fare tante volte e questa è la cosa migliore, ovvero fare subito cuocere l'uovo. Ok, in teoria bisognerebbe farlo per ultimo, come dicevo, lasciandolo in un angolo della pentola, ma quando ho provato a farlo veniva solo un gran casino, quindi lasciamo qui. Prendiamo adesso i gamberetti che ho già fatto scongelare. Devi seguirmi, non devi stare in mezzo. Sono questi gamberetti qui di Lidl, sono quindi 270 grammi scongelati. Ci vorrebbe un wok, ma noi usiamo questa pentola qua perché il wok non ce l'ho. Un attimo che cuociono, vediamo un attimo la pasta. E nel frattempo andiamo a prendere il prossimo ingrediente, che sono i germogli di soia. Mettiamo un po' di germogli di soia, un po' vanno dentro che vanno cotti e un po' vanno messi poi a crudo sui piatti. A questo punto aggiungerei, perché è già tutto troppo asciutto, aggiungerei subito la salsa. Allora, la salsa è questa qui, quella che vi ho fatto vedere nel video haul di Katai. È così dentro, è una pasta, quindi è molto densa, vedete? Ne ho usato circa metà e l'ho diluita con un po' d'acqua. Risulta così. La sbattiamo per bene sui nostri ingredienti. Ok, camera, mi porta pure via, grazie. Che salvataggio.
Allora, in realtà il pad thai sta tutto nella pasta, cioè in questa salsa, scusate, questa pasta di tamarindo e pasta di pesce, che come vi dicevo ho acquistato perché si fa fatica a trovare la salsa pad thai, si fa fatica a trovarne una buona, questa è una di quelle buone, infatti penso che prenderò sempre questa, devo ricordarmelo a vita. E niente, qua lasciamo tutto un po' a cuocere mentre aspettiamo che sia pronta la pasta. Quanti minuti sono passati, tu che vedi? Non si vede. Non c'è registrando. Ah, non c'è, vede molto bene. Vabbè, la stagione, ma secondo me è già pronta. Sì. Nascoliamo. Ti devi spostare perché sennò ci scocchiamo. Ecco, bravo, che quanto sei alto. C'è il fumo, grazie. Come sono molto professional, so anche gli effetti di fumo. Ok, mentre tu scoli lì io spingo questo. Hai finito di scolare la pasta? Sì, sto facendo il close-up. Il close-up sulla pasta scolata? Sì. Allora, tiriamo giù questa qui dalla pentola. Questo ve la tiriamo giù. Voilà, sbatti dentro la pasta. Tutta, gira, gira. Un pochettino più di salsa ora che vedo, però va bene così perché è un po' forte e rimane una salsa un po' agrodolce, un po' particolare. Una cosa che non ho è il lime, perché mi sono dimenticata, ma il lime in realtà non va nella pasta, non servono quelle, servono dopo. Lui è già al passo successivo e mi distrae mentre vi spiego. Dicevo, ci andrebbe del lime, che in realtà non va nel condimento della pasta, ma va poi per condire i germogli di soia, quelli messi a crudo sul piatto come decorazione. E quello dà un po' un contrasto, quindi l'acido del lime con l'agrodolce della salsa pad thai. Vuoi leggere intanto gli ingredienti della salsa pad thai? Li leggo io? Vai. Allora, li avevo già letti nell'altro video, ma sono zucchero, acqua, scalogno, olio di soia, arachidi arrostite, come si dice, tostate. Aglio, sale, qua dice esaltatore di sapore, eccetera. Però comunque se andate a cercare le ricette serie vi dicono che vanno fatti con la pasta di tamarindo, che è quello che dà quel sapore dolciastro, e la salsa di pesce. Comunque qua io direi che è pronto. Tu che dici? Sembra pronto? Io sono il cameraman. Non so perché prendo una forchetta e assaggio, ma credo proprio che sia pronto. Dai, assaggia. Dai. È pronto? Ora vi faccio vedere l'impiattamento. Grande chef, tra l'altro, che lascio che della pasta. Voilà. Fammi spazio. Ci mettiamo qui, in mezzo a tutto lo schifo. Allora, voilà. Ci mettiamo un po' di germoglietti di soia di lato, crudi. Questa è la mia ricostruzione della ricetta, come vi dicevo, in base ai vari pad thai che ho assaggiato nei vari posti.
E poi sopra, come tocco finale, ci vanno l'ingrediente preferito di Etienne, preparato da lui infatti, guarda, ci sono i pezzettoni, ovvero un po' di arachidi tostate macinate. Ecco qua, questo è il pad thai. Bene, divertiti a fare close up. Beh, qualcosa di bello forse esce. Ecco. Bene, questa è, ripeto, la mia rivisitazione. Gli ingredienti sono tutti dosi totalmente casuali. Magari ci andava un pochettino più di salsa, ne ho usato circa la metà, ma forse ci andava un po' di più. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi piacciono questi nuovi video di cucina. Grazie per aver visto il video, vi aspetto nei commenti. Un bacio, alla prossima, ciao!